Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Magic 2015. Controllo come sempre di stare registrando correttamente e così pare. Allora, come vi avevo promesso, io sono un uomo che mantiene le promesse. Andiamo a vedere le carte verdi che ci sono state sbloccate in seguito al bug o completamento della missione principale. Non ho ancora capito. Allora, istantaneo, prende un +1/+1 fino alla fine. +1/+1fino alla fine del turno per ogni foresta che controllo. Questo è un elfo 1-1. Puoi giocare una terra. Questo lo conosciamo. Gather Courage, Convoke. Una creatura prende +2/+2 fino alla fine del turno. Ma non mi interessa particolarmente. Previene tutti i danni di questo turno. Ok, è simile a quello che ho io, solo che questo è senza prendere un bonus, diciamo. Questa è una creatura. Rivela le 10 carte della tua libreria. Puoi mettere un permanente. Ah. Non male. Cioè, se si prende 10 carte e gioca tutte quelle che può. Sì. Sì, vabbè, se mi parla di creatura lo so cos'è una creatura. Vabbè, dovrò capirla un attimo. Jade Mage ce l'abbiamo già. Questo prendi una carta, una carta quando entra. Timberland Guide ce l'abbiamo. Satyr. Ok, pesca 4 carte, prendi una. Se c'è una terra, giocala. Altrimenti scartala tutta nel cimitero. Wandering Wolf ce l'abbiamo già. Questo qua distrugge un artefatto o un incantesimo. Titanic Growth ce l'avevamo già. Questo l'abbiamo già visto tempo fa. Questo mi è sembrato molto interessante l'altra volta che l'ho visto. È una specie di Seraph of Messis, solo che non ha volare e costa decisamente meno. Quando una creatura che controlla attacca, puoi mettere un counter su questa qua. Ah, se ho 7 o più segnalini su questa e le mie creature prendono un +5/+5, che non è male, ma è abbastanza complesso da giocare. Reclamation Sage, puoi distruggere un artefatto o un incantesimo. Pesca una carta se controlli la creatura con il potere più alto. O pari merito con il potere più alto. Quindi peschi una carta ogni inizio di turno, sei la creatura più potente. Questo qua è interessante. 2-2. Quando una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi ottenere 2 vite. Ah, non è male. Questa trample evolve, non so cosa sia. Allora, +1/+1 ogni volta che una creatura più forte di lei entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. Advocate of Beast lo conosciamo. Ha una protezione dagli zombie. Ah, e questa poteva servirci prima, eh? No. Cultivate. Cerca 2 carte terra base. Rivelale e mettile nel campo di battaglia tappate. E le altre nella tua mano. Ah no, una sul campo di battaglia tappata e l'altra nella mano. E poi mischia le carte. Questa è una creatura con haste. Haste vuol dire che ah, ecco, non hanno le, non sono tappate, possono attaccare già dal primo turno.
Quando casti una magia, se la seconda creatura. Se la seconda magia di una creatura che casti questo turno, puoi riprendere Vengevine dal tuo cimitero nel campo di battaglia. Quando entra nel campo di battaglia, se controlli due o più cancelli, guadagni 7 vite. Visto che noi ne abbiamo 4, potrebbe essere interessante. Quando Nilea's Disciple entra nel campo di battaglia, guadagni una vita uguale alla tua devozione al verde. Vabbè. Questa la conosciamo. Kicker, abilità 1. Quando entra nel campo di battaglia, se è stato kickato, distruggi un permanente che non sia una creatura. Curse of Might, fino alla fine del turno una creatura prende più uno per ogni creatura che controllo e ha a travolgere. Come costo aggiuntivo per Live in Destiny, devi rivelare una creatura dalla tua mano. Guadagni vita uguale alle carte. Ah, ok, al costo di mana di quella creatura che hai rivelato. Prendi +1/+1, vabbè, questo lo conosciamo. Questo a raggiungere Monstrosity 3. Cos'è Monstrosity 3? Monsters by paying mana to put the number of +1/+1 counters of VT equal to the number after Monstrosity. Ah, ok, quindi posso aggiungere. Può diventare un +3/+3. E sarebbe una bella bestia anche raggiungere. Quando diventa mostruoso, distrugge una creatura con volare che controlla il nemico. Questo potrebbe essere utile se troveremo mai un nemico che ha volare e che si basa molto su volare. Fino alla fine del turno, prende un +3/+3 e ha a travolgere. E ogni volta che questa creatura fa danno a un giocatore, prendi tante carte quanto danno è stato fatto. Metti uno spider verde 1-2 per ogni creatura che ho nel cimitero. E flashback 6, scusa. Ah, ok. Prende +7/+7 e a travolgere fino alla fine del turno. Fino a due creature prendono +4/+4 fino alla fine del turno. Questo invece a raggiungere è a Monstrosity 4. Questo è a raggiungere. Posso evocare una bestia 3-3 sul campo di battaglia. Invece posso esiliare questo e mettere un 3-3 sul campo di battaglia. Ah, dal cimitero. Lo esilio dal cimitero e mi dà in cambio. Ok. Con questo tra l'altro è una beast? No, un avatar. Vabbè. Non può essere counterato e a travolgere. Quando muore, ritorna nel campo di battaglia tappato sotto il controllo del suo creatore. All'inizio del nuovo turno. Costa 1 in meno per ogni creatura che è nel cimitero. È Monstrosity 5. E costa 1 in meno per ogni creatura che è nel cimitero. Questo l'abbiamo già visto. Questo travolgere, quando entra nel campo di battaglia guadagni 7 vite, quando muore pesca una carta. Questo ce l'avevamo già. Questo è un elfo sciamano. Metti una creatura. Ah, ok.
L'avevamo già visto, sì, questi qua li avevamo già visti. Sono quelli che poi alla fine non ci interessano, perché questi tre sono dei mix che non utilizziamo. Comunque, per ora non mi sembra che ci sia niente di fondamentale. Direi che possiamo andare ad affrontare la prossima missione, diciamo. Controllo quanto sto registrando. 10 minuti, ok, perfetto. Prefetto. Prefetto, spero di non avervi annoiato troppo con questa cosa del deck, ma era anche per farvi vedere un attimo che carte ho a disposizione, insomma. Per chi magari è più appassionato di Magic, per chi è più interessato. Allora, qua abbiamo visto, quindi partiamo con Teros questo giro. Ecco qua, Hydra Attack. Non mi piace. Non mi piace, perché un Hydra avrà magari anche da raggiungere, non lo so. As you move through the thick forest, inscrutable hissing comes from every direction. Suddenly, a monstrous creature lunges at you, its many heads strike out, angry for your flesh. Quindi dice che stiamo entrandoci in una foresta, quindi immagino che avrà delle carte color verde. Forse verde nero, non lo so. Allora, vediamo. Abbiamo un gate, perfetto, e due terre. Poi abbiamo Advocate of the Beast, che non costa troppo, però ci piacerebbe avere qualcosa magari di più utile. Vabbè. Proviamo a pescare di nuovo. Non lo so. Perché questo avremo bisogno di 3 turni prima di poterlo giocare. No, dai, proviamo a tenerlo. Ok, verde. Standing troops. Ok, ma anche quello costa parecchio. Gioco prima il cancello perché tanto quello deve entrare tappato. Di conseguenza, almeno quando dovrò evocare posso tapparlo, nel senso ce l'ho disponibile. Ah, mi è arrivato il Wandering Wolf, che è 1 e 1, quindi io farò che giocare la foresta per ora e giocare il Wandering Wolf. Così abbiamo comunque qualcuno per repararci un attimo le scatole. Non capisco perché non sia una bestia, Wandering Wolf, però. Cioè, sono pochissime alla fine le bestie. Advocate of the Beast non è che sia così fondamentale. Feral Hydra. Ah, in base a quanto lo paga dei counter. Al costo di 3 prende un più 1 più 1. Ogni giocatore può attivare questa abilità. Cosa vuol dire? 2-2. Non mi piace per nulla. Quella creatura lì. Non mi piace per nulla. Perché se paga a terra tutte le volte se lo fa tipo Uber Power. Allora, questo quando entra mette un più 1 più 1. Però questo è molto bueno. Questo è un 2-3, è uno molto più efficace. Però questo 1 qua. Sì, dai, giochiamo questo. Dovrei cercare di usare l'Angelic Edict, perché questa mi fa un pochettino paura, questa Feral Hydra. Perché ogni volta che fa un 3-3 si prende un più 1 più 1. Cioè, quando uso 3 mana qualsiasi. Cosa fa? Attacca o non attacca? Ah no, tocca a me. Ops, skippo. Perché non posso attaccare con il lupo, altrimenti me lo secca. E adesso, se si fa un 3 così là, si può fare un più 1 più 1. Ah no, gioca questo. A travolgere e non mi piace per niente. Quando entra nel campo di battaglia. Ah, entra nel campo di battaglia con 2 più 1 più 1. Ah, quando sacrifica un'altra creatura si prende un altro più 1 più 1. Qua vanno tanto di bonus, diciamo, eh. Ah, per fortuna mi è arrivata un'altra carta. E io direi che io giocherei questo per mettere un più uno più uno sull'Advocate of the Beast. Ok, perfetto. E attacco? No, non attacco. Perché non posso rischiare. È molto pericoloso. Adesso o gioca qualcosa o si piglia dei punti in più su quella. Infatti.
Crebbia. Quindi prende delle altre terre. E più terre ha, più bonus si fa quell'altro furbo. Allora, ho un'altra pianura. Posso giocare l'Angelic Edict? Sì. Io andrei a distruggere quell'affare là. Perché ho molta paura del più uno che può prendere. Sì, io gioco questo e gli esilio quella. Perché scusa, ha preso due cose? Ma non l'ho sacrificata. Ah! L'ha esiliata! Oh, Cribbio, forse non è stata una buona idea, eh? Forse no. Però fin tanto che ho... devo prendere del mana, delle terre. Oh, Cribbio, allora. 10. Oddio, si sta giocando tutte le terre. Cioè lui ne ha 6 e ne ha messe altre 6. Cribbio, qua siamo nei guai. Siamo nei guai. Instead of a message, result or change, il costo 5-2, io ne ho solo 5-1. Mongeme. Ho bisogno di mana, ho bisogno di mana. I need your mana. No, non attacco, sono mica suicida. Devo cercare di tirarlo giù con volare prima possibile, prima che lui abbia troppa potenza. Ah, 14 mana! 14 terre verde, è tutto verde comunque. Ok, è un più 4 più 4 e ogni 4 prende... Si raddoppia. Oh, Cribbio. Oh, Cribbio. Chi lo ferma? Un 8-8 e un 4-4. Raghi, sono un po' nella cacca. Chi lo ferma un 16-16? Perché mi viene un Primal Hunt Beast? Non so cosa farmi di un Primal Hunt Beast. Sì, posso metterci il counter con Advocate of a Beast. Però... Quello anche travolge, vero? No, per fortuna no. Però, sai quanta merda devo scartare per fermare un 16-16? Che è un 32-32. Che è un 64-64. Perché ho giocato l'Angelic Edict? Cioè, questo mi one shot. Sapete cosa vuol dire che mi one shot? E blocca, sacrifica quello. Fortuna che non la travolge, altrimenti sarebbe un'arma mostruosa. Sì, 128! Perché no? Sì, 256! Se non altro adesso è solo una da fermare. Però quella a travolgere. Sai cosa vuol dire che a travolgere? Che se non la blocco. Se non blocco 260 così ho perso. No, ragazzi, questa è persa. È strapersa. Sapete cosa vuol dire che è strapersa? A travolgere questa. A travolgere. Io non posso fare. Non posso fermare 260 pizze il prossimo turno. Ma gioco anche questo, ma non posso fermare un 260 pizze al prossimo turno. Continua, ma tanto ho perso. Cosa attacco? Ah, devo provare. Ma se lo attacco comunque non mi ferma. Vuoi vedere che non mi ferma? Provo ad attaccare con questo. Ma lo tanto non può bloccarmi. Però non riesco a infliggergli 20 danni in sto turno. Gliene infliggo 7.
E 3-10 gliene infliggo, no? Però lui ha un 260. Se adesso attacca con quello, abbiamo perso. Oddio, ora entra quella con un 15-15. Ragazzi, abbiamo perso. Sacrifichiamo tutto, ma tanto. Tanto ci a travolgere quella. Vuol dire che ci infliggerà comunque più di 250 pizze. Ah, non mi ha fatto vedere nemmeno quanto mercoledì di roba mi ha tirato addosso. Cioè, ma meno 225. Ma che mercoledì di roba è questa? Ma che mercoledì di roba è questa? Cioè lui si raddoppiava ogni turno al costo di 4 mana verdi. L'ha sacrificato che si è preso d'un 260-260. Cioè voglio mangiarmi le mani. Tra l'altro non mi ricordo, forse avevo aumentato la difficoltà, alla fine dello scorso episodio, adesso andiamo a controllare, perché se questa è la difficoltà facile, cioè mercoledì, cioè ho perso meno 225 a 0, cioè a 20, cioè, scusa un attimo, no, è indietro, niente tutorial, voglio vedere, scusa, settings, dove sono help and options. Settings. No, la difficoltà era è Mage. Se avessi messo Archmage, allora che cos'era? Oh, cribbio. Per questo video è tutto, io vi saluto, vi invito a mettere un mi piace per compassione, un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, domani con Mindtest, lunedì con Child of Light, oppure ci vediamo venerdì prossimo con Magic. La programmazione comunque è sempre nelle info. Ciao a tutti, ciao!